tutti, grazie di essere qui. È ovviamente un grande piacere per me accogliere oggi a Roma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Con lui ormai, insomma, vedersi è una consuetudine. Ci siamo incontrati non più tardi di 2 settimane fa a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, a altre più o meno 2 settimane dopo il nostro incontro a Cernobbio, proprio qui in Italia. Necessaria, che non fa che confermare la priorità che il governo italiano accorda al sostegno all'Ucraina, una nazione che, giova sempre ricordarlo, è stata brutalmente, ingiustificatamente, illegalmente aggredita 959 giorni fa, perché evidentemente la Federazione Russa non accettava l'idea che l'Ucraina diventasse, continuasse a crescere prospera, libera, democratica ed europea. L'Ucraina continua a vivere sotto bombardamenti indiscriminati contro obiettivi civili, contro infrastrutture critiche. Inizia ora un nuovo inverno, è il terzo che l'Ucraina affronta in guerra, e si trova oggi con metà della rete elettrica fuori uso. Vi lascio ovviamente immaginare che cosa questo possa significare. Ciò nonostante, il popolo ucraino continua a resistere in modo eroico, perché è un popolo che vuole essere libero di scegliere il proprio futuro, e la responsabilità della comunità internazionale è aiutarlo in questo lavoro, in questa speranza. Il presidente Zelensky sa bene che l'Italia è stata al fianco dell'Ucraina fin dal primo momento di questo conflitto, che ha fatto tutto quello che poteva fare, è quello che abbiamo ribadito anche stasera. Siamo pronti a continuare a fare e continueremo a fare fino a quando sarà necessario. Facciamo perché siamo convinti che questa sia la parte giusta della storia, ma anche perché è nel nostro interesse nazionale. Nel nostro interesse nazionale difendere regole della convivenza internazionale che garantiscono a tutti un futuro di pace, che garantiscono a tutti una convivenza pacifica. E se noi derogassimo a queste regole, chiaramente vivremmo tutti in un mondo di caos, in un mondo che non è in grado di difendere soprattutto i più fragili. Come ho ribadito ancora oggi al presidente Zelensky, è mettere l'Ucraina nelle migliori condizioni possibili per costruire un tavolo di pace, una pace che, come abbiamo detto tante volte, non può significare una resa, come in tanti, troppi suggeriscono vigliaccamente. Questo presuppone necessariamente, ovviamente, anche il sostegno militare, così come presuppone ad esempio il sostegno al settore energetico, che resta una priorità fondamentale dell'azione italiana. Oggi, e lo ringrazio ancora per presentarci le sue idee per quello che può essere un percorso che consenta di costruire quella pace giusta della quale abbiamo tutti bisogno, ovviamente prima di tutti proprio l'Ucraina. Abbiamo ovviamente ascoltato anche le esigenze più immediate che ci ha illustrato. Come sapete, l'Italia, ribadisco, ha sempre fatto la sua parte. Abbiamo approvato 9 decreti interministeriali di sostegno militare, con i quali ci siamo confrontati soprattutto, concentrati soprattutto sulla difesa aerea. Innanzitutto perché vogliamo salvare le vite umane, ma anche per proteggere le infrastrutture critiche, e ora stiamo anche ragionando insieme di come sostenere l'industria della difesa ucraina, di come rafforzare l'industria della difesa europea per rendere questi sforzi sempre più sostenibili, sempre più proiettati verso il futuro. Le prospettive di integrazione euroatlantica restano ovviamente una componente fondamentale della discussione. Siamo pronti a continuarla con l'Ucraina e ovviamente con gli altri partner. Con il presidente Zelensky abbiamo anche concordato sull'importanza di coinvolgere quanto più possibile gli attori internazionali che possono convincere Mosca a sedersi a un tavolo e a negoziare in maniera credibile, ma ovviamente nel farlo dobbiamo anche continuare a reagire in maniera ferma sul sostegno diretto o indiretto allo sforzo bellico russo. Guardare un futuro di pace e prosperità, un futuro europeo,
significa anche guardare alla ricostruzione. Allora sono felice di approfittare di questa occasione per annunciare la data della prossima Ukraine Recovery Conference, che si terrà a Roma il 10 e 11 luglio del 2025. È un evento al quale teniamo molto e sul quale stiamo già lavorando da diverso tempo. E quindi il messaggio che ancora una volta ho voluto inviare a Volodymyr è che ovviamente l'Ucraina non è sola, che le saremo accanto per tutto il tempo necessario, e chiaramente la sua presenza qui oggi, la presenza del presidente Zelensky, serve a dare ancora con forza questo segnale. Quindi grazie davvero per questa visita, anche se veloce, sono stati giorni diciamo molto complessi. Grazie, e la parola al presidente Zelensky. Roger, dear head of government, madam, dear media representatives, I'm thankful for this meeting, this strategic meeting of ours, this meeting of Ukrainian respect to Italy and our readiness to jointly foster cooperation further on. Now we are representing to our closest friends, to leaders of Europe, the details of our victory plan that we prepared in Ukraine to make a just end of this war closer. I'm thankful to Georgia, to the team of the Italian government for this attention to the plan, to its points, to the whole of our strategy. We've had a productive discussion of all the aspects of the plan, and I informed about our work with our partners. The key part. All of them? No, I didn't say. The key part is to strengthen the positions of Ukraine, our relations with the closest partners, in such a way as to create necessary conditions, necessary just atmosphere for a fair diplomacy. The world sees how Russia is ignoring real diplomacy, the peace formula that we suggested to make this war end in a just way, basis on the UN Charter. When and if we are able to implement the victory plan, thanks to our cooperation with our partners, Russia will never be able to continue this war, and it will be forced to peace. This is the sense of our victory plan. We want to protect our Ukrainian independence, our Ukrainian families, our people, the right of our children to live freely in their own country. This is the just right of Ukraine, and I'm thankful to Italy. I thank you, to you personally, Georgia, for your strong, your sincere support of Ukraine, for your really ability to support our people at the time of this war. We have agreed to work together at the level of teams to discuss the peace conditions as soon as possible. We also talked today about the preparations for the European Council session, as well as decision about Russian assets. I am thankful for this preparation of conference on the recovery of Ukraine that will happen in Italy. It is important for us to see that Italian businesses are meaningfully represented in the recovery projects in Ukraine. I really value so much our current exchange of opinions today regarding prospects of global situation development and some closest political prospects for the partner countries. My special thanks go for the security assistance delivered to our country, primarily for air defense systems. They are saving lives in our cities, villages. Today we also discussed with Georgia preparations to a new security package, and I informed about the situation on the front line, about the overall situation at this war. We actually value everything that Italy has been doing at the level of G7, European Union, for the sake of international rule of law, to be really efficient and our Europe a strong one. We paid today a special attention to the economic point of our victory plan, specifically something that concerns special economic opportunities in Ukraine and those critical resources that in any case should not end in Russian hands, under Russian control. Really, Europe and the whole free world have to get more economic power thanks to our cooperation. I also presented this victory plan today to Italy, France, Britain, and Ukraine has been heard. Germany will come tomorrow.
It's very important that all of us, all the partners, work together for the just peace. Grazie, George. Grazie, Italia. Grazie a te. Grazie a tutti. Buonasera. Arrivederci. Arrivederci.